Un tir con all'interno 33 pedane di generi alimentari e beni di prima necessità, compresi presidi igienici e medicine, è partito alla volta dell'Ucraina, grazie alla generosità di tanti benefattori del Vibonese che, attraverso l'azione concordata tra Protezione Civile e alcuni sindaci della provincia di Vibo, sono riusciti a raccogliere gli aiuti richiesti. Perché ora è importante coordinarsi con le istituzioni del luogo per far arrivare le cose effettivamente necessarie alla popolazione in difficoltà. La provincia di Vibo Valentia per molti è considerata una delle più povere d'Italia, però è molto generosa. Infatti oggi voi state caricando un camion intero di aiuti per l'Ucraina provenienti da tutti i comuni della provincia. Esattamente, proprio così. Questo è il primo carico fondamentalmente che facciamo e speriamo di farne altri, ma comunque dedicati appunto ai popoli dell'Ucraina. Abbiamo trovato un canale ufficiale con il consolato, per cui noi praticamente andremo a fare direttamente questa consegna a Gorizia attraverso l'Hub Internazionale Ucraino, progetto OPE. Hanno partecipato a questa nostra raccolta esattamente 9 comuni, fra quali Nicotera, Spilinga, Filadelfia, chiaramente Vibo Valentia come capofila, Cessaniti, Zungri, Vazzano, Pizzoni. Questi qui sono i comuni che praticamente hanno preso parte a questa iniziativa facendo una raccolta di diversa natura, nel senso dal farmaco all'alimento, in sostanza tutto ciò che effettivamente può servire sul teatro di guerra. Quindi non ci siamo, diciamo, dedicato questa volta al vestiario come comunemente si fa, ma in realtà quei materiali che possono andare direttamente su un teatro di guerra, per come ci è stato richiesto direttamente dal consolato ucraino. Mentre voi mandate in Ucraina medicinali e alimenti, dall'Ucraina arriva però un carico umano non indifferente. Come vanno accolte queste persone? E se uno volesse mettere a disposizione una stanza, un appartamento, come potrebbe fare? Sì, stanno già arrivando. In effetti oggi, questa sera, attendiamo a Filadelfia quasi 50 persone che sono in questo momento state, diciamo, accolte ufficialmente dall'amministrazione comunale con il supporto della nostra associazione, l'associazione locale per l'appunto di Filadelfia dell'Augustus, appartenente al coordinamento. Come si può fare a dare una mano in questo senso? Bisogna rivolgersi alle amministrazioni che direttamente, attraverso un sistema proprio organizzato dalla Regione Calabria, possono per l'appunto contribuire personalmente anche con abitazioni, se volessero farlo, anche mettendo a disposizione le proprie abitazioni, ma sempre attraverso i canali ufficiali. Mi raccomando che siano quelli delle amministrazioni comunali che aderiscono al patto con la Regione Calabria per l'assistenza ucraina. E invece quelli che arrivano attraverso altre associazioni come si devono regolare? È sicuramente una cosa benevola, umanitaria, senza ombra di dubbio, è comunque una cosa importante, darsi agli altri in qualche modo. Non con precisione conosco altri canali che possono essere ufficiali o meno ufficiali. Quello che consiglio è quello comunque di andare attraverso i canali delle amministrazioni locali che hanno per l'appunto fatto questo tipo di accordo con la Regione Calabria. Sicuramente è più facile, è più corretto gestire in questo senso il meccanismo di accoglienza.